Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreoLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Come vedete la squadra è composta da Jibayan T, che però è al rango S, dato che l'ho fatto salire di rango grazie alla piramide, quella che si trovava anche in Blaster Steel per far salire di rango uno Yo-Kai. Krinikoma, ho deciso di far evolvere Koma-san in Krinikoma perché era più forte e le tecniche rimanevano le stesse, quindi buono così. Abbiamo Hovernian che ho rimesso in squadra e Koros che mena tutti quanti come non ci fosse un domani. Quindi completiamo gli ultimi due livelli del capitolo 9, il livello 3 e il livello 4. Andiamo a menare un po' di musi spettrali. Per ovviare al problema di Necolumbus, che comunque sia mi trovava le scale, o Micellano come si chiama in italiano, ho deciso di portarmi appunto 4 mappe per completare i livelli. E abbiamo uno scudo nuovo, 84, andiamo subito a darlo a Koros. Questi possono arrivare fino al livello 100, quindi me lo tengo uno da parte. Eccoci, il boss. Inoltre, perché ho deciso di togliere Necolumbus e portarmi appunto le mappe, dice AndreoLink, le sprechi le mappe. In realtà ho deciso di fare così perché ho visto che ne stavo farmando talmente tante che a un certo punto non saprei più che farmene, quindi le ho portate e usiamole. Almeno posso avere un team piuttosto potente che non mi crea problemi, anche perché Necolumbus ci rimaneva sempre durante una boss fight qualunque, nonostante fosse a livello 28, però è debolino, purtroppo. Inoltre mi sono giocato anche tutti gli altri livelli extra degli altri piani, degli altri labirinti. E bene, non c'è lore, quindi completiamo anche l'ultimo livello, il livello 4. No, Terror Dama! Terror Dama da paura! Wow! Bene, livello 26... Ok, ce l'ho tutti sopra il 30, tranne Koros mi sa che sta al 33, però gli altri a 35 sicuro. O è Krinikoma o è Koros, uno dei due, che è di livello un pochino più basso rispetto al gruppo. Un vecchio scontro ci aspetta! Molto più bella qui. Devo ammettere che è molto più bello il personaggio qui. Oh mio Dio, come l'ho beccata. Ok, andiamo qua. E Energy Max. Ragazzi, è molto resistente. Oh, ricordo questa battaglia. C'era anche su Busters, su primo Blasters se non sbaglio. Wow. Aia, ci ho preso malissimo le botte. Però è resistente, eh? Ma non manca molto. L'ho corcata di mazzate, che miseria. Eccola qua. È andata. Bene, bene. Lotta facile, però mi piace perché è a figura intera e si vede bene qui. Non come su Yo-Kai Watch 2 che era caratterizzata malissimo. Ah no, ho tutti al 35. Ah, va bene. Oh, addirittura qui sono arrivati loro? Ma stanno cercando i genitori qui? No, i genitori, la madre? Probabilmente, perché il padre sta lì. Busters, avete fatto presto a raggiungerci. Fratellone, ho chiesto io e Busters di cercarvi insieme. Ascolta un po', ho detto io che potevamo cercarvi insieme, cosa non ti va bene? Non è questo quello che intendevo, nonna. Papà, puoi fare qualcosa? Lui se la prende a ride. Veniamoci incontro e mettiamoci d'accordo. Nostro padre sapeva già che la nonna si sarebbe unita ai Busters. E perché già lo sapeva? Ad ogni modo non facciamoci prendere dal panico. Beh, non è che sia una cosa malvagia, noi siamo i buoni in teoria. Siete voi i ladri. Anche se nella loro prospettiva loro sono quelli buoni. Comunque sia, lo yokai giusto non era qui. Ad ogni modo abbiamo passato mille peripezie per arrivare a quest'ultimo piano. Quindi c'è un piano superiore. E... perché Shibanyan ha detto... quindi colui che cerchiamo è all'ultimo piano di questa torre. Quindi c'è un altro piano superiore allora.
Sicuramente è andato al punto più in alto per far rivivere Bambaraya. Per ravvivare il potere di Bambaraya. È stata un'idiozia. Non c'è nessuno al mondo in grado di controllare Bambaraya. Come lo sai? Per caso hai delle informazioni su Bambaraya? Sì, ho sentito qualche leggenda quando ero ancora una ragazzina. Cosa? La nonna era una ragazzina? Classica battuta idiota. Vabbè, sì, no, non sta scherzando. Dicci la storia. Si dice che Bambaraya sia un'incarnazione del potere primordiale. Quando gli umani prosperavano, non c'era ancora il bene, tantomeno il male. Ok, mi pare di capire che gli umani davano benedizioni agli dei per evitare disastri naturali. Non è... Bisogna purtroppo un po' interpretarlo. La Bambara Stone è stata creata da antichi sacerdoti per imprigionare, appunto, Bambaraya. Bambaraya si addormentò così in un sonno profondo. Ma con tutto il trambusto che abbiamo causato nei sotterranei l'abbiamo risvegliato. Cosa accadrà quando avrà riacquistato totalmente il suo potere? Ci ammazza. Ad ogni modo, lo yokai giusto Kanendes sta agendo. Sicuramente vuole risvegliare Bambaraya e acquisire il suo potere per causare distruzione sul mondo intero. Sì, sarà la fine sia delle barrette di cioccolato che del gelato. Mamma mia, sembra quello, pensano. Quindi, ha detto Spatto che il desiderio di Kanaendes è tornare al mondo primitivo. Non distruggerlo. Cioè, distruggere il mondo come lo conosciamo ora. E portarlo poi in età primitiva. Wow. E se nel ripristinare il mondo qualcosa dovesse andare storto? Sarebbe la fine di tutto. Bambaraya vuole cancellare tutti i legami che esistono tra le persone e creare un mondo che funzioni come vuole lui. Accidenti. No, non è Bambaraya, è Kanaendes che vuole. Quindi Kanaendes vuole distruggere tutti i legami che hanno le persone e creare un mondo che lo soddisfi come vuole lui. Ragazzi, dobbiamo proprio... È ovvio che dobbiamo impedirlo. Non c'è neanche da stare a sindacare. Dobbiamo sventare il risveglio completo di Bambaraya. Anche se sarà molto rischioso. Esatto, vai all'altare e gira l'ultima chiave. Perfetto, andiamo. Bene, Kuj, si conclude anche questo capitolo. Nel prossimo inizieremo l'ultimo capitolo, il capitolo 10, il capitolo finale, che sarà probabilmente diviso in due parti, se non di più, anche se attraverso i vari livelli farò una saetta, quindi giusto le boss fight, lore e lotta finale, gli ultimi pezzettini di storia e poi Shibanyan che dovrebbe saldare il conto con Stilossa. E poi ovviamente c'è anche la sigla che, se è carina, provvederò a tradurre. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!